tutti e benvenuti a un nuovo video tutorial Fai da te. Oggi vi mostrerò come realizzare una collana effetto papillon proprio come questa. Ecco quello che ci servirà per questo progetto. Della colla a caldo, degli anellini per bigiotteria, un pendente, del fil di ferro, un ago, una chiusura e una catenina, del tessuto a vostra scelta, una piastra per capelli, delle forbici, una pinza a cesoia e una pinza tonda per bigiotteria. Per prima cosa stendiamo il tessuto sul tavolo e poi andiamo a ritagliarne una porzione alta 6 cm e larga 25. Per aiutarmi io ho creato un template in carta che uso come guida nel taglio. Procediamo poi ritagliando una nuova porzione di tessuto, lunga 16 cm e alta 4 cm. Anche questa volta, come vedete, ho usato un template come guida. A questo punto possiamo iniziare a preparare il nostro fiocco. Prendiamo la prima porzione di tessuto che abbiamo ritagliato e capovolgiamola. Dopodiché iniziamo a ripiegare il lato inferiore su se stesso, in questo modo. Fissiamo poi la piega utilizzando la piastra per capelli. Ripetiamo poi la stessa operazione anche sul lato superiore, in questo modo. Ora che le pieghe sono fissate, possiamo incollarle utilizzando la colla a caldo. Procediamo ripiegando le due estremità verso il centro e andiamo a fissare le pieghe con la piastra per capelli. Per dare un effetto più rifinito al nostro fiocco, risvoltiamo l'estremità superiore ed incolliamola sempre utilizzando la colla a caldo. Possiamo ora incollare le due estremità sovrapponendole al centro, proprio come vedete. Occupiamoci della seconda porzione che abbiamo ritagliato. Andiamo a ripiegare le due estremità e incolliamole con la colla a caldo. Otterremo così una striscia di tessuto regolare. Per dare forma al nostro fiocco, prendiamo la porzione di tessuto più grande e stringiamola verso il centro, andando poi a fissare la forma utilizzando il fil di ferro, in questo modo. E voilà! Per coprire il fil di ferro e dare un effetto di finito al nostro fiocco utilizzeremo la seconda porzione di tessuto che abbiamo ritagliato e preparato e andremo ad incollarla utilizzando la colla a caldo. Ed ecco il nostro fiocco pronto. Dobbiamo
ora agganciare il pendente al fiocco e per farlo utilizziamo un ago grande che facciamo passare nella parte centrale in modo da creare un foro, proprio come vedete. Poi, aiutandoci con le pinze, inseriamo un anellino nel foro e attacchiamo il pendente chiudendo l'anellino, in questo modo. Come ultimo passaggio dobbiamo collegare il nostro fiocco alla catenina. Sempre utilizzando l'ago grande e le pinze creiamo un foro sulla parte alta del fiocco, inseriamo l'anellino e agganciamo dalla catenina, in questo modo. Poi ripetiamo la stessa operazione anche sull'altro lato del fiocco. Che la catenina è attaccata al fiocco, dobbiamo individuarne il centro e utilizzando le pinze a tenaglia andiamo a tagliarla. Possiamo così inserire un anellino con una chiusura su un lato e soltanto un anellino sull'altro lato. Ecco qui la nostra collana effetto papillon pronta per essere sfoggiata. Utilizzando la stessa tecnica ho creato anche un fiocco per capelli in abbinamento e volendo si possono creare anche braccialetti e orecchini. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace qui su YouTube e di condividere il video oppure il post sul mio blog con tutti i vostri amici. Se poi deciderete di provare a realizzare questa collana, non dimenticate di inviarmi delle immagini su Twitter o su Instagram utilizzando l'hashtag CraftingWithJujitsu. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona giornata e noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao Jujitsers e ben ritrovati! Il video di oggi è un vlog dedicato al mio weekend milanese. Se siete pazzi per YouTube e avete una passione sfrenata per lo shopping, mettetevi comodi perché passeggeremo insieme per Milano riempiendoci gli occhi di vetrine scintillanti. Visiteremo la convention italiana di YouTube, Itatube, e gireremo incantati tra capi vintage alla mostra mercato Next Vintage nel castello di Belgioioso vicino a Pavia. Siete pronti? Allora salite a bordo e partiamo!